Cosa può aver causato la morte di Alessia Ferrante? Il decesso dell'influencer pugliese è avvenuto ad aprile 2020. Si era sottoposta ad un intervento di liposuzione ed è morta in sala operatoria. A 3 anni dalla sua morte, si tenta ancora di comprendere le cause del decesso. Il processo davanti la prima sezione penale del Tribunale di Bari è stato fissato a giugno 2024. 3 anni fa, l'influencer Alessia Ferrante è stata sottoposta ad un intervento di liposuzione alle gambe in uno studio polispecialistico di Monopoli, a Bari. Doveva trattarsi di una semplice operazione di chirurgia estetica, ma qualcosa è andato storto. Mentre i familiari dell'influencer pugliese chiedono giustizia, il medico che la operava si è difeso. Ha dichiarato che, dalle perizie eseguite sul corpo della 37enne, è emerso l'uso di cocaina. I legali della difesa hanno spiegato che, dagli esami clinici svolti dai consulenti del PM, è stato accertato l'uso cronico di cocaina, insieme all'assunzione di alcol da parte della paziente. Questi elementi, secondo la difesa, risultano assai rilevanti per come si sono evoluti gli eventi. I familiari di Alessia Ferrante vogliono vederci chiaro sulle cause del decesso dell'influencer di Bisceglie. I legali dei familiari sostengono che la 37enne sia morta a seguito di un arresto cardiaco causato da un sovradosaggio anestetico. Le perizie riportano che ad Alessandra Ferrante siano stati somministrati 2 anestetici, la lidocaina e la bupivacaina. Gli avvocati dei familiari di Alessia dichiarano che il giudice ha valutato la presenza di elementi per il rinvio a giudizio. Questo dopo aver respinto 2 volte la richiesta di patteggiamento, prima ad 1 anno e, poi, ad 1 anno e 4 mesi. I legali affermano che, in base all'esame autoptico, a portare la vittima alla morte è stato il sovraccarico di anestetico, non l'abuso di alcol e droga. Nel corso del processo, che si terrà nel mese di giugno del prossimo anno al Tribunale di Bari, emergerà la verità. Il medico dovrà rispondere di omicidio colposo. Che ne pensate di questa vicenda? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.